Il nostro cammino è da Val d'Obbiadene a Saregno per il 70° dell'Avis di Saregno, l'Avis Donatore di Saregno. Partiti dal Tempio del Donatore a Val d'Obbiadene, i podisti a turno, accompagnati da 3 ciclisti e 2 vetture, hanno percorso la Val Cavasia, passando per Possagno e arrivando a Bassano in tarda mattinata. Siamo un gruppo di 50 persone, più o meno, divisi tra ciclisti, runner, non runner, donatori vari. Nel nostro cammino abbiamo trovato tutte le altre associazioni Avis del territorio che ci hanno accolto con moltissimo entusiasmo, ci hanno dato molta benzina col vostro buonissimo prosecco per fare questo, che li ringraziamo tantissimo, veramente sono stati veramente eccezionali da stamattina. Più che correre stiamo mangiando e bevendo. E bevendo. Siamo felicissimi di poter accogliere a Bassano questa fiaccolata indirizzata soprattutto verso la ricerca di continue donazioni, che se ne ha sempre di più bisogno, che erano state un po' messe in difficoltà con il Covid che c'è stato, però stanno soprattutto da parte di giovani tornando verso un buon proseguimento, diciamo così, di donazioni. Ecco, soprattutto per raggiungere, oltre all'autosufficienza nostra come eravamo già abituati, poter dare anche il nostro sangue alle regioni o alle province che ne hanno molto più bisogno di noi. E quindi sul ponte di Bassano una fiaccola d'amore. Sul ponte di Bassano, come dice la tradizione, noi ci daremo la mano e la fiaccola dell'amore anche. Grazie.